se si vuole affrontare un'innovazione di filiera, una nuova cultura, rimodernare, diciamo, un processo produttivo, l'innovazione dei mezzi tecnici sono la base, no, gli input principali a cui fare riferimento, e di questo parleremo in realtà con i nostri ospiti in tavola rotonda. Allora io partirei per primo da Roberto Bassi di Syngenta, perché l'ho ovviamente un po' tagliato prima, no? Quando volevamo entrare sul discorso di ibridizzazione, cioè dei nuovi ibridi, diciamo dei frumenti ibridi, che sono questo nuovo scenario, questo nuovo progetto che è in essere in Syngenta. In realtà mi ricordo che già forse ne avevamo citati anche l'anno scorso, no? Sempre in un incontro di questo genere. Ecco, allora, gli orzi ibridi sono una realtà da diversi anni, lo sappiamo, no? La linea di Syngenta di orzi ibridi, si viene anche citati prima, e mentre invece per i frumenti teneri o anche duri, ma teneri immagino principalmente ibridi, sono anche quelli una realtà, perché come ci sono, esistono ovviamente, però chiaramente sono pochi dal punto di vista di varietà, perché sono poche varietà, e magari a fronte del grande vantaggio che hanno dal punto di vista produttivo, perché chiaramente hanno un accestimento, no, molto superiore, via dicendo, possono avere degli, tra virgolette, svantaggi legati magari a una specificità particolare per tutti gli areali. Magari vanno molto bene in determinati areali, vanno meno bene in altri areali. Ecco, da questo punto di vista voi di Syngenta come state lavorando? Cioè qual è i punti di forza che volete evidenziare e le criticità che invece vedete in questa tipologia di prodotto? Sicuramente i punti di forza sono tanti. Quando si parla di ibrido parliamo di una pianta che tende a reagire meglio a quelle che sono le avversità o gli stress sia biotici sia biologici, per cui questo è un po' l'aspetto su cui cerchiamo di lavorare. Ecco, direi che il progetto di ibridi di Syngenta per i frumenti ibridi con la sterilità citoplasmatica, quindi diversamente prodotti da quelli che sono attualmente in commercio, che ripeto sono gestiti in modo piuttosto difficile e costoso attraverso appunto l'applicazione di gametociti a livello di campo, quindi una fase produttiva complessa e costosa, mentre questa tecnologia appunto con la sterilità citoplasmatica in questo momento sta interessando quelle che sono le zone cerealicole più importanti, ovvero sia il foco, cioè abbiamo già in iscrizione in Francia e in Inghilterra alcune varietà, quindi che sono un po' l'avanguardia di questo progetto di breeding. Quindi si mette a punto quelli che sono i mercati più importanti del frumento attualmente, che sono appunto Nord Europa. Quelli che vi ho fatto vedere prima è invece la seconda ondata, quindi quelle per le zone, diciamo, temperate, quella che noi chiamiamo fascia. Quindi studiano la vendita, per intenderci. Esatto, è le temperate che va parte dalla sud della Francia, dalla Gironda, diciamo, e al suo, diciamo, netto fino alla Romania, al quale appunto stiamo lavorando, dove abbiamo delle situazioni molto promettenti. Soprattutto quello che è importante è la stabilità produttiva che danno questo tipo di prodotto, ovvero sia la capacità ibrida, tipicamente dell'ibrido, di reagire e di ottimizzare quelle che sono le risorse, anche laddove le risorse non sono ottimali, e di sfruttare invece gli input, dove questi input, quindi le aziende che magari investono anche nella preparazione del suolo, nella fertilità del suolo, possono avere una risposta ottimale. Ma sono più esigenti in termini di nutrizione di azoto? Sono molto meno esigenti, perché diciamo che sono un po' quello che è un aspetto che c'entra in pieno la sostenibilità dell'agricoltura. Noi dobbiamo lavorare con materiale genetico che richiede meno input, quindi la tolleranza alle malattie e l'alta efficienza dell'utilizzo dell'azoto sono due tratti, diciamo, genetici sui quali non possiamo più derogare. Ok, l'ultima cosa, immagino che inoltre ci saranno anche dei frumenti di forza, pianificati di superiori, biscottieri. Ci saranno, certo, questo è, però adesso, come ho detto, è la resa quella che serve. Chiaro. Quindi il progetto globale, noi adesso stiamo lavorando sulla resa, quindi parliamo sostanzialmente di panificati. Panificati che facciano tanta cosa. Poi sta arrivando della roba per, diciamo, differenziare. Ma quindi diciamo c'è già un'idea di un anno di quando vedremo a catalogo questi prodotti? Parliamo dell'Italia. Adesso è un po' presto per dirlo. Io conto fra 3 anni di avere già dei
campi dimostrativi dove possiamo fare qualche giro insieme alle aziende agricole qui. Vabbè, insomma, dovranno scendere di qualche anno ancora. Sì. Io direi che in 3 anni riusciamo a vedere dei bei parcelloni, qualche ettaro di questa cosa. Ok, bene, grazie a te. Scusa se già che ce l'abbiamo in linea, sì. Ma è a livello di grani duri come siamo messi? Io ho fatto vedere la mappa del grano duro, è una cultura piccola. No, non dicevo ibridi, grani duri ibridi. È una cultura piccola. Allora, per il progetto di breeding non ti dico quanto costa di breeding sviluppare il frumento ibrido a livello globale. E siamo veramente borderline con la sostenibilità economica di un progetto di ricerca di questo tipo, che è tutto a carico soggetto ovviamente qui. E il grano duro è una cultura piccola e ancora non è pronta per poter assorbire certi tipi di tecnologie e di costi. E ti posso dire che se facessimo l'ibrido di grano duro sarebbe ancora molto più elevato il gap rispetto al tradizionale, però perché parliamo di esaploide, quindi che ha già un'ibridizzazione diciamo già di suo, perché ha 6 corredi genetici, mentre il frumento duro ne ha 4, quindi un il discorso diciamo del vigore ibrido sarebbe ancora più amplificato. Comunque ci state studiando su... Ci stiamo studiando, siamo pronti, guarda. Ci sono, ce li ho da qualche parte, ma al momento è tutto in stand by. Cioè, se poi il prezzo del grano duro diventa a livello mondiale più importante, più si differenzia, eccetera, così se ne può riparlare. Però al momento i costi non sono giustificati per sviluppare questa tecnologia ad ampio raggio. Bene, molto interessante, grazie. Bene, passiamo a Fabio Fedozzi, tecnico TIMAC. Buongiorno. Buongiorno, abbiamo già parlato di nutrizione, no? E di fertilizzazione, sì. Anziché è più corretto rispetto a, è più completo diciamo, rispetto al concetto di nutrizione, e di quanto è importante in realtà la fertilizzazione e la tecnologia della fertilizzazione per aiutare gli agricoltori quindi a rispondere a tutte quelle esigenze che abbiamo visto in termini di qualità e di resa, no? che si diceva prima. Ecco. In questo senso IMAC è un'azienda specializzata è un'azienda che sì, ha proprio... Siamo leader. Esatto, proprio nei prodotti specializzati. Cosa avete voi da offrire, da consigliare o sul banco i vostri cavalli di battaglia, diciamo, ecco. Allora, intanto per chi non conoscesse IMAC, penso poche persone qua in sala, è una società del gruppo Rouillet con sede in Francia, Saint-Malo, dove abbiamo anche il più grande centro sperimentale a livello europeo di un'azienda privata. E da qualche anno oramai, con la produttori Simenti Polesani, abbiamo sviluppato il Fosfactil 322, che molti conoscono, prodotto con all'interno le due tecnologie, Decoder e il Top Fos. Il Top Fos è stato innovativo dal 2015 perché, come tutti sappiamo, come giustamente ha detto un collega prima di Fomet, i problemi che abbiamo di carenza di sostanza organica nei nostri terreni ci porta ad avere anche gli elementi che riescono ad essere poco efficienti. Qualora abbiamo del fosforo che si retrograda troppo facilmente, ecco, dal centro del CMI a Saint-Malo è uscito il nuovo Top Fos. Top Fos è praticamente una molecola di fosfato monocalcico brevettata, quindi ce l'abbiamo solo noi di TIMAC speciali, e è in grado di garantire alla pianta l'assorbimento del fosforo per tutto il ciclo colturale e quindi per andare sempre di più verso una sostenibilità ambientale, perché appunto dobbiamo fare quello che ci chiede l'Europa, che ci chiedono i clienti finali e le GDO. Fosfactil 322, 3 di azoto, 22 di fosforo, totalmente assimilabile al 93%, con all'interno del calcio un altro mezzo elemento molto importante per la germinazione dei cereali a paglia, quindi in particolar modo del frumento, e ovviamente anche in tutti i nostri prodotti c'è presente lo zolfo. Il zolfo è un protagonista della sintesi delle proteine e che va a lavorare sull'apparato radicale, sì, ma mette in contatto apparato radicale e parte aerea, quindi apparato epigeo delle piante. Quindi secondo me
mi leggo molto a discorsi fatti prima dei miei colleghi. L'agricoltura cambia troppo velocemente e noi dobbiamo essere sempre più competitivi, soprattutto con le con i grandi esportatori e importatori che siamo noi in Italia di grano, quindi che sia duro o tenero. E comunque TIMAC ha messo a disposizione un centro di ricerca che a mio avviso di tutto rispetto, e spero che anche con la, quando un po' la situazione Covid si sia un po' tranquillizzata, ci si possa anche organizzare qualcosa per vederlo, perché merita tantissimo. Sono svariate serre che andiamo a creare, appunto. Quello di Semalò? Semalò? A Semalò, sì, sì. C'è stata una collega, l'ha visitata già una mia collega. Ecco, quindi non so se la tua collega ti ha detto un po' cosa sì, c'è sì. Dentro. Cioè, andiamo a creare tutti i climi del mondo. Cioè, per in poche parole, per andare a creare il clima, l'umidità, quindi andiamo anche a valutare un po' tutte le situazioni per avere sempre più prodotti che siano all'altezza di quello che ci chiede il mercato. Allora, peraltro il gruppo Rullier, se non sbaglio, ha cioè diverse filiere produttive, no? Allora, solo in Italia siamo in due stabilimenti di produzione, uno in Pauta Alpina, provincia di Cremona, e l'altro è situato sul porto di Barletta. A Ripolta Alpina siamo praticamente quasi in golena di un fiume Alta, quindi per dirvi il concetto di sostenibilità ambientale, cioè siamo praticamente, abbiamo degli alti crismi. No, è una società che lavora solamente sulla nutrizione e che appunto crede tantissimo nella ricerca e anche nelle risorse umane, perché a livello Italia, io sono un tecnico che seguo questa zona, siamo in oltre 130 tecnici, quindi capite bene che riusciamo a garantire un'assistenza tecnica alle aziende agricole e ai rivenditori. Dopo non so, quando Arnaldo chiama, prima che risponde, di solito. è già tanto rispetto quindi, quello che il solito commento. Ecco, per quanto riguarda la nutrizione, una buona nutrizione e una buona difesa, come i colleghi appunto di Singenta, e ovviamente che ci mettono anche a utilizzare dei prodotti, delle sementi sempre più innovative, come abbiamo visto gli ibridi e non solo, le linee pure normali che utilizziamo da anni. Cioè, ormai abbiamo visto che i famosi 100 quintali si raggiungono, ecco. Certo, allora direi che qui la tematica, come sempre, delle aziende grandi, meno grandi, come via dicendo, è quella della ricerca e dello sviluppo. Grazie. Assolutamente sì. Grazie Fabio. Grazie a voi. Proprio di questo volevo parlare con Tizia Franceschi, che abbiamo visto in video prima, no? Ed è appunto il responsabile di ricerca e sviluppo per Farmet Italia. Ecco, allora dal video in realtà che era molto, molto completo, abbiamo visto come Farmet, no, si è in questi anni ha aumentato anche la propria attività nella ricerca, nello sviluppo, con questo laboratorio dedicato e via dicendo. Ma tra i vari progetti che avete, investimenti in ricerca e sviluppo, c'è qualcosa di specifico proprio per il frumento tenero o anche per il duro? Sì, è in corso un progetto che si chiama Nutrigrano, che è proprio un progetto di filiera che va da la produzione del concime all'agricoltore, al molino, alla parte della panificazione. L'idea è di, mantenendo delle rese elevate, perché giustamente è un focus molto importante, riuscire anche a biofortificare in maniera naturale le farine. In particolare noi ci siamo, il nostro focus era l'aumentare il contenuto di calcio, potassio e magnesio all'interno del grano, con l'obiettivo poi di ridurre il PRAL, che è il potenziale di carico acido renale che c'è negli alimenti. Quindi un progetto che coinvolgeva vari attori di tutti gli anelli della filiera, coadiuvati dall'Università di Padova, perché è un progetto che nasce all'interno del mondo POR, cioè i progetti operativi regionali. Quindi un progetto cofinanziato che ci sta permettendo di sviluppare questo studio dalla parte agronomica fino al laboratorio fine, dove stiamo sviluppando anche delle metodiche analitiche specifiche per andare a verificare l'effetto dei prodotti fertilizzanti, ma anche dei biostimolanti che stiamo applicando per
vedere se riusciamo a aumentare l'uptake da parte del frumento, quindi aumentare le concentrazioni di calcio, potassio e magnesio. Altro focus del progetto è la sostenibilità, perché Farmet, fin da quando è nata, è un esempio di circular economy, nel senso che cerca di riutilizzare sottoprodotti di altre filiere, nobilitandoli e rimettendoli nel flusso produttivo. Quindi, ad esempio, ci sono molte matrici che vengono viste come degli scarti, in realtà contengono degli elementi o delle molecole bioattive, dei composti che alle piante possono essere utili per stimolare diversi metabolismi. E quindi noi cerchiamo, sviluppando nuove tecnologie, appunto, visto l'animo multidisciplinare, appunto siamo biotecnologi, ingegneri, quindi stiamo sviluppando anche tecnologie ad hoc per estrarre queste molecole. Ok, chiarissimo, benissimo. Ecco sì, non è stato, cioè, è stato citato prima il concetto di economia circolare, però forse ci siamo un po' sorvolati velocemente. Ecco, anche questo non è una parola, un po' come sostenibilità, verrebbe a dire, vabbè, è una parola che vuol dire tutto, vuol dire niente. In realtà il concetto di economia circolare, cioè il reimpiego di determinati processi produttivi per arrivare ad altri processi produttivi, ottenendo però un valore aggiunto nel frattempo, non spendendoci soldi, ma in realtà creando ricchezza, è un concetto che a livello europeo ha un'importanza centrale, ma centrale, cioè in Europa, Bruxelles, quando sono i legislatori che fanno tutti i loro ragionamenti, vi dicendo, il concetto dell'economia circolare è quello che muove milioni e milioni di euro per i fondi di finanziamento e via dicendo, ed è oggi forse, assieme al concetto della sostenibilità ambientale, che in realtà ne entra, come il New Green Deal e tutto quello che ne consegue di nell'ambito agricolo, e forse ovviamente l'economia circolare prende dentro non solo l'agricoltura ma anche altri ambiti, no? L'edilizia, l'urbanistica e via dicendo. E forse quello che muove di più di tutti dal punto di vista dei finanziamenti, il che vuol dire che probabilmente uno degli aspetti è quello da tenere più sott'occhio per le aziende anche un domani. Insomma. Certo, infatti noi per questo stiamo sviluppando il progetto PEF, perché secondo me le cose devono essere misurabili, anche la sostenibilità si può anche misurare. Ad esempio lo studio PEF è uno studio che dà un indicatore del Product Environmental Footprint, cioè l'impronta ambientale della realizzazione di un prodotto. Quindi qual è l'impatto della realizzazione del prodotto? Quindi noi stiamo cercando di sviluppare anche questo studio per avere anche proprio in maniera tangibile che cos'è sostenibilità. Certo, grazie Inese, in realtà potremmo andare avanti per delle ore e anche parlare di impronta carbonica anche con i nostri ospiti, però purtroppo il tempo non ce l'abbiamo. Anche perché volevo lasciare un po' di tempo anche a Marco Bovolenta, giustamente, di dire la sua, perché insomma ci sta. E ecco, vabbè, Armando, io a te, lo sai, ti chiedo sempre delle varietà perché so che è l'argomento che ti piace di più, no? Di cui ti piace, certo, di più parlare, e quindi dimmi un po' quali sono le due o tre cose, le varietà più importanti. Due o tre cose. Innanzitutto, questo signore qua deve stare attento al tuo capo, perché se va avanti così lo sostituisci. Ha fatto un intervento valido e quindi deve stare molto attento, l'amico Magos, perché questo qua lo sostituisce. Annuso questa volontà. E due o tre cose, quali sono le varietà? Bene, io sono fermamente convinto delle varietà, cioè delle innovazioni, quindi ben vengano gli ibridi, però c'è una cosa da dirsi, in questo momento sarà una gara dura con i grani che abbiamo in commercio, uno fra tutti, l'hai nominato anche prima, è Liam. Noi quest'anno abbiamo fatto delle produzioni che io non voglio neanche dire, ma cioè non su 5, 2, 3 ettari, ma su centinaia di ettari, mi ha fatto delle medie sbalorditive. Quindi gli ibridi sono molto importanti, io ci credo, tra l'altro quest'anno ho seminato nell'orzo ibrido lo Zoo, che sono stato decisamente soddisfatto, l'ho anche controllato dall'inizio alla fine, effettivamente hanno marcia in più, ragazzi, c'è poco da fare, questa è la strada, queste sono le innovazioni. Quindi quali sono i grani innanzitutto prima che arrivino gli ibridi? Magari ne andremo anche a discutere. Quali sono i grani che noi dobbiamo puntare come produttori sementi polesani? Innanzitutto i grani che diano produttività, ma non solo, adesso sta sempre venendo più avanti un discorso anche di qualità, quindi i grani vanno seguiti in campo, sono sempre stati seguiti, ma adesso ancora di più, e quindi andiamo alla ricerca anche di grani che hanno una certa resistenza alle varie fitopatie. E io segnalo l'IAM, ripeto, ma lo stesso PLR che abbiamo, che c'è qui vicino al tavolo. Stiamo valutando anche altre varietà sperimentali che stanno dando risultati molto interessanti
varietà della Lima Grain, uno fra tutti è il panificabile l'Astrolabe, che sta dando dei risultati interessanti, e oltre ai grani duri Syngenta, che sentiremo parlare ancora per un po', in particolare di Amarcord, ma anche un grano duro di Lima Grain, il Fructis, ha dato delle produttività interessanti e si adatta, a mio avviso, anche a questo areale, a questo territorio. Ecco perché è importante riuscire a trovare i grani, riuscire a trovare un territorio. E a proposito di riuscire a trovare i grani in un territorio, mi ha colpito molto il discorso immateriale che faceva Blandino. Cioè, se noi il vino a Treviso hanno il Prosecco, noi logicamente il Prosecco non lo possiamo portare avanti in Polesine. Però a mio avviso sarebbe ora di cominciare a portare avanti un discorso di grano territoriale, perché no? Cioè riuscire a trovare uno o più grani che di origine geografica, protetta, tutto quello che vuoi, hai capito? Cioè a mio avviso sarebbe opportuno che anche il Polesine esprimesse una sua specificità, in particolar modo noi siamo in grado ultimamente di produrre grano, perché non fare un discorso di OP, di grano. È una proposta che lancio, anche suggerita prima dal discorso che faceva Blandino, e quindi vorrei che avvenisse questo. Ho sentito l'intervento bellissimo di Crizia, e io non dico che ho perso del tempo, però per l'insieme di cose sono sempre stato inserito su dei discorsi chimici. A mio avviso è giunto il momento di integrare i prodotti chimici con prodotti organici. I nostri terreni effettivamente non ne possono, cioè sono stanchi, chimica, è ora di ragionare su dei prodotti organici. Quindi mi ha fatto molto piacere avere come ospite Faumet, che è una tra le società leader a livello nazionale in questo settore, e quindi se sono rose finiscono. È un detto polesano, non so se a Verona vige questo detto. Se sono... Sì,